Buongiorno a tutti, eccoci ritrovati alla videoanalisi di investire.biz, l'unico sito che vi consente di poter scrivere i vostri articoli sul Forex e fare in modo che anche altri utenti possano commentarli in modo tale da poter avere una visione del mercato per fare un trading sempre più profittevole. Vediamo un po' quello che è l'operatività che noi di investire.biz stiamo portando avanti nell'ultimo periodo, quindi vediamo un po' che cosa abbiamo suggerito e quali sono le possibilità di trading nella giornata odierna. Innanzitutto vorrei partire con i segnali operativi della giornata di ieri. Ieri, come vi ricorderete, avevamo dato un long euro-dollaro che di fatto è andato a target e quindi insomma siamo andati a target con il nostro segnale operativo della giornata di ieri e anche con l'altro segnale operativo, quello legato a sterlina dollaro. Di fatto avevamo considerato che potesse esserci una debolezza del dollaro americano dopo quelli che sono stati dei rafforzamenti della valuta statunitense molto molto sostenuti. Bene, un ritracciamento, seppur piccolo, c'è stato. Abbiamo fatto qualche operazione contro trend, sia euro-dollaro sia sterlina-dollaro nella giornata di ieri, appunto siamo andati a target. Oggi continuiamo invece a rimanere ribassisti con gran parte della posizione, quindi siamo tornati ad essere short di euro-dollaro. Semplicemente sono queste le nostre 5 posizioni aperte. Insomma, le manteniamo in portafoglio, quindi siamo convinti che di fatto nel breve termine qui questo minimo precedente verrà violato al ribasso. Vedete, c'è stato un movimento anche qua sullo stocastico, un movimento rialzista, insomma, siamo convinti, insomma, che il trend al ribasso su questa valuta non si è fermato e non si fermerà almeno nel breve termine, proprio per stimolare quella che è la crescita dell'Eurozona. Quindi tutti i paesi dell'Eurozona per crescere hanno bisogno di un euro che sia il più debole possibile. Vi segnalo appunto che su altri cross, appunto, è stata fatta dell'operatività. Mi riaggancio a Eurofranco, per esempio, sul quale ieri appunto è stato possibile vedere dei prezzi che sono ritornati, insomma, su livelli interessanti per poi scendere nuovamente. Bene, questa è una tecnica che abbiamo fatto vedere venerdì al corso Trading Live, al quale vi consiglio di partecipare. Ci sarà anche venerdì questo alle ore 9:30, quindi dalle 9:30 alle 11:30, operatività live. Vi consiglio di cliccare sul tasto in sovraimpressione per vedere, insomma, come si può sfruttare, insomma, questo tipo di situazione su questo cross. Da ultimo vi mostro un pochettino qual è la situazione su invece diciamo sulla parte, diciamo, legata agli indici, perché questa mattina tutti i clienti di investire.biz che ne hanno fatto richiesta, quindi che ricevono i segnali operativi, hanno ricevuto un segnale operativo tra Spagna e Italia. Sempre al corso di venerdì abbiamo spiegato che lavorare sugli spread può essere molto interessante perché ci difende dalla direzionalità del mercato. Bene, questa mattina abbiamo visto che si era creata una sorta di inefficienza tra quello che era l'indice italiano, vedete, lo vediamo qui. Tra quello che era l'indice italiano, insomma, che ha avuto un movimento ribassista piuttosto sostenuto in apertura e che comunque arriva da giorni laddove diciamo è la parte dell'orso che la fa da padrone, insomma, perché comunque da 19.800 sono stati persi quasi 1.000 punti, insomma, sull'indice italiano. Discorso invece diverso con riferimento all'indice spagnolo, che invece, come vedete, dai massimi precedenti di fatto è sceso molto meno, quindi è sceso di circa 200 punti. Quindi a nostro avviso qui c'è la possibilità, diciamo, per un riavvicinamento. Quindi l'indice spagnolo, a nostro avviso, nel breve dovrà perdere qualcosa in più qualora il mercato dovesse scendere rispetto all'indice italiano.
Viceversa, questo è lo scenario che noi ci auspichiamo. Qualora i mercati, quello italiano in particolare, dovessero partire al rialzo, dovessero ripartire con forza, probabilmente l'indice spagnolo ci metterà qualcosa in più a ingranare, diciamo, il movimento al rialzo. In questo caso, con un'operazione in spread come quella che abbiamo impostato questa mattina, dovremmo ottenere un discreto profitto. Quindi, insomma, questa è un po' la view sugli spread. Dal punto di vista macroeconomico, invece, non ne abbiamo parlato prima, ma non ci saranno dati particolarmente significativi. Si aspettano le indicazioni relative ai jobless claims che arriveranno nella giornata di domani. Quindi oggi ci attendiamo una giornata comunque all'insegna di una volatilità ridotta. Vi consiglio, vi esorto, insomma, ad andare sulla pagina di investire.biz e andare nello specifico nella sezione webinar per vedere, insomma, quali sono i corsi che abbiamo caricato su questa pagina. E vi ricordo che domani ci sarà l'attesissimo corso I segreti per fare soldi in borsa. Siete ancora in tempo per potervi iscrivere. Il consiglio è quello di cliccare sul tasto in sovraimpressione e inviare una mail a info@investire.biz per capire come fare a partecipare. Con questo io vi saluto. Vi ringrazio e vi auguro un ottimo trading.